siamo alla Starch Day, quindi faremo tanti colloqui. Ci sono tante aziende, tante opportunità. Era una giornata interessante anche per conoscere le realtà aziendali e prendere contatti, farsi vedere. Abbiamo visto Exteris, abbiamo visto Randstad ed Emergency. Lo Stash Day è un evento organizzato da Gema Business School e che ha la finalità di far incontrare domanda ed offerta di lavoro. Abbiamo deciso di organizzare questo evento in Gema principalmente per garantire ai nostri ragazzi una conoscenza da vicino delle nostre aziende clienti e dei vari referenti aziendali. Per il placement sicuramente il valore aggiunto si è riscontrato grazie ai risultati che abbiamo ottenuto con questa giornata. Abbiamo collocato oltre 30 ragazzi in 25 aziende diverse. Il candidato ideale per Manpower è un candidato sicuramente umile, versatile. Deve avere praticamente una visione strategica a 360 gradi di quello che è il progetto aziendale. Siano delle persone curiose, persone che abbiano voglia di fare, voglia di crescere e voglia di vedere, concretizzare il proprio lavoro. Essere flessibili e disponibili al continuo apprendimento. Tantissima voglia di imparare e di mettersi in gioco. Persona che dimostri anche entusiasmo e la voglia di raggiungere determinati obiettivi, che sia davvero ricettiva. È come se fosse una fonte dalla quale fuoriesce sempre dell'acqua fresca. Un talento è colui che ha in sé due elementi fondamentali, la caparbietà e l'umiltà. Un talento è una persona che riesce a pensare, come si suol dire, out of the box, che riesce a guardare oltre, riesce ad assumersi le responsabilità e a prendere i rischi di quelle che sono tutte le sue decisioni, riesce a dimostrare le sue abilità e a fare la differenza grazie ad esse. Colui che sappia coniugare bene un'ottima preparazione di base con l'intuito e la genialità. È una persona che deve avere voglia di fare, soprattutto di innovare, quindi una persona che prima ancora di chiedere deve dare, deve avere il desiderio di vedere realizzate le proprie idee. Il talento è proprio colui che è un po' il traghettatore, no? Con idee, con voglia di fare, con il sorriso.